Adorati, ci avviciniamo alle adoratissime feste natalizie e mai più di adesso è fondamentale l'arte del ricevere. Avete osservato molte volte il tè della Marchesa? Imparate l'arte, questa antica arte. Naturalmente, il tè deve essere rigorosamente in foglie e ha ovviamente dei minuti particolari di infusione. Dunque, se non siamo avvezzi e riceviamo in casa, allora meglio usare un tè importante, però con filtri di seta già preparato, come per esempio il giasmino, diciamo io, a me piace molto il gelsomino, tè verde al gelsomino con petali di rosa. E il tè vittoriano si accompagna con dolci particolari, ma anche salati. Naturalmente sappiamo benissimo che il tè generalmente si può servire dalle 17 alle 18, l'ideale 17-17:30, e avrete sicuramente sentito parlare degli scones. Cosa sono gli scones? Sono dei dolci che poi vengono riempiti con una marmellata fatta chiaramente in casa, cioè tutto artigianale ovviamente, non c'è nulla di preconfezionato, e ai frutti rossi e panna fresca, poi tutti i tipi di dolci. Certo, sono dolci che hanno molte calorie perché il burro impera, però voglio dire, si sa, insomma, ecco, sono piccoli peccati di gola che si possono fare, insomma, ogni tanto. Nel tè vittoriano abbiamo anche il salato, come vi dicevo, dei tramezzini con crescione, formaggi freschi, insomma adorati. È un paradiso per gli occhi e un balsamo per l'anima. Io direi proprio che dovete imparare ad assaporare e gustare l'arte del tè, che ogni giorno deve avere il profumo del tè, per quanto mi riguarda. Poi, adorati, è un momento di sana convivialità. Dividetelo sempre con persone che vi assomigliano e persone che hanno possibilmente le vostre affinità elettive, perché ricordate sempre, adorati, che la vita è soltanto una questione di stile e noi siamo ciò che mangiamo, tutto ciò che scegliamo e chi frequentiamo. Arrivederci, adorati, un bacio grande dalla vostra adorata Marchesa e da Duca Giorgio.